eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks. Vi do il benvenuto in questo secondo episodio sul gioco One Piece Treasure Cruise. Intanto avrete visto che prima della intro del video vi ho fatto vedere una fase che ho attraversato praticamente per fare l'aggiornamento dell'app. Ho caricato circa 300 MB di aggiornamento e in quell'occasione lì praticamente tappando con le dita su quel bottone centrale, vi ho fatto vedere che cosa succedeva, mi hanno regalato 5 gemme. Non solo, andando avanti con la fine del tutorial e l'inizio della storia vera, mi si è trasformato One Piece nel One Piece vero. Cavolo ragazzi, no, fidate, porca paletta, aspettate che... Non c'era abbastanza illuminazione. In pratica mi si è trasformato ciò rapper vero. Non solo, non so se... sì, ce l'avete voi. Quindi stavo registrando quando ho avuto come membro della ciurma Zoro. Io quindi ne approfitterei per sfruttare quelle 5 gemme per prendere un altro membro della ciurma. Intanto qui si connette. E che dire? Ah, devo vedere un po' di notifiche che mi sono arrivate. Che non ho fatto niente. Cioè, sto aspettando voi. Infatti, vedete tutto in basso. Ok, ok, sì, non voglio comprare niente. Oh mio Dio. Ah già, è vero, loggando ogni giorno mi hanno dato 1000 peli, questo perché è il secondo giorno che ho loggato, e 200 friend PT. Ok, fantastico. Mi è arrivata una nuova mail, che cavolo me ne fa? Ah, vedete, qui mi regalano le 5 Rainbow Gem. Vediamo chi mi dice l'admin. The 3 million dollar Rainbow Gem, me ne ha data un'altra. Ma che figo! Cioè, ogni giorno me ne date una. Siete fantastici, vi amo. Allora, praticamente, ragazzi, innanzitutto io vi vorrei dire di aggiungermi. Questo è il mio ID, lo vedete sullo schermo, 366.344.364. Lo inserite qui, quindi inserite il mio e mi aggiungete, così potremo giocare insieme. Non so cosa si può fare insieme, però... Oh, come si esce? Porca... Mannaggia, mi si è bloccata l'applicazione. Oh. Eh sì, però... Un attimo, ragazzi. Ok, mi si stava rimbecillando tutto. In pratica vi ho detto, aggiungetemi qui, cercatemi e aggiungetemi, così ci mettiamo tra gli amici. Dovreste comparire qui nella mia friend list. Però non me ne frega niente. Mo, vedete, io non ho ancora amici, sono solo. Allora, più mail l'ho vista. Sì, ok. Sì, vabbè, grazie. Basta, non me ne frega un cavolo. Ok, benissimo. Cominciamo, ragazzi. Cominciamo a vedere la mia ciurma. Allora, character box. Vedete, ho un nuovo capitano. No, non è detto che sia un capitano. Price 7,50. Oh mio Dio, buono. Ho scoperto un'altra cosa che mi ha detto nel tutorial. Vedete, ora è diventato rubber, quindi non è più Luffy normale. Vedi Tails. Praticamente, se qui sotto, vedete in basso, c'è scritto Captain Ability Gum Gum Power, quando il personaggio in una crew, in una ciurma, è impostato come capitano, si avvera quella roba di sotto. STR ovviamente si riferisce, vi ricordate, al loghino rosso. Quindi invece questo qui, vediamo che cosa c'ha come l'abilità di capitano. Boost, ah ok, aumenta l'attacco di quelli blu. Ok, quelli blu dovrebbe essere UCK, dovrebbe essere la velocità. Poi ci abbiamo sto pirla qui, che non ha Capitan Ability perché è un imbecille. Benissimo. E questo, non penso pure. Ok, benissimo. E poi c'è questo, che neanche questo c'ha un cavolo, sei una merda. Fantastico. Ok, allora qui vediamo tutti i nostri capitani, la nostra ciurma. Possiamo qui poi cambiarla, modificarla. Ok,
ne possiamo avere massimo 5. Vedete, c'ho Zoro. Però il capitano ha impostato Rubber. Io lascio Rubber perché ho più rossi e quindi mi conviene. Ah, ok. Quindi due uguali non li posso usare. Allora posso usare quell'altro rosso per fare una roba. Praticamente si utilizzano questi omini che abbiamo in più per fare dei potenziamenti. Select a character, voglio potenziare Rubber. Vedete? Power up. Come lo powerizziamo? Change base? No. Da qua. E ci do. E ci do. Gli do uno di stipirla. Daily cost 100. Dove stanno i miei baby? Scusa. Ah, ce ne ho 14.000 qua in alto. Ok. Ok. Power up. Ora dovrebbe arrivare. Vediamo un po' che succede sotto. Ok. Current text 112. To next level. 5. Ah, è già, perché avevo portato il piccolino al livello 5, che sarebbe il livello massimo per quello piccolino. Dopodiché ho potuto farlo evolvere. Qui si evolvono pure i personaggi. Vediamo una cosa. Se gli faccio sta roba qui. Ah, qui per powerarlo non posso perché ce l'ho tutti in ciurma. Ovviamente. Benissimo. Però c'era un'altra cosa. Evolve, vedete, qui è per powerare. Ah, vedete, c'ho un bonus per un giorno e mezzo. Praticamente il power up mi vale per due. Ok, qui posso anche evolvere i miei personaggi. Del tipo Rubber. Si evolve in quella roba lì. Ah no, devo dargli qualcosa. Character needed for evolution is missing. Cannot evolve. Ah, mi sa che ho bisogno di quella schifezza lì per farlo evolvere. Mentre qui evolve. Come si fa a vedere? Come si fa l'evoluzione? Belly cost 6.000. Ok, sì, va bene. Ma io come faccio a sapere quale utilizzare per evolverlo? Cell. Cell qua secondo me mi vendo la ciurma. Infatti. Character box. Ok, qua mi fa vedere character. Shipyard. Questa dovrebbe essere la nave. Ok. Esegue. You might get your hands on your ship. Edit crew. Ok. Ah, vabbè, l'abbiamo visto prima dove si può mettere insomma la nave. All crew strong. No, let's talk about upgrade your ship. Need cola top. Abbiamo bisogno della Coca-Cola. What the fuck? Quindi la troveremo in giro per il mondo. Ah, me ne ha dati due, grazie. Tap the upgrade button to try boosting your ship. Ah, ok. Quindi la stiamo upgradando. Ok, sì, upgradala. Fighissimo. Questa sta. La nave mi darà anche dei poteri in più. Sì. Con la Coca-Cola mi è diventato da una navicella a una navetta, diciamo. Eh sì, perché quelli devono fare i potenziamenti, quindi cioè, hanno bisogno della Coca-Cola. Boost capitale RCB da 30 a 40. Va bene. Il va bene, sì. Ok, grazie. Grazie per questo regalo mitico. Ora però la nave già ce l'abbiamo, quindi in teoria. Boost capitale RCB by 40. Come si vede, che cos'era il capitano RCB, ragazzi, vi ricordate? Oh mio Dio. Ah, mi fa vedere. Ah, posso crearmi diverse possibili crew ciurme. Ok. Va bene, ma io mi sono rotto le palle, io andrei a fare qualcosa di carino, quindi andiamo nella taverna dove ci sono delle notifiche e dove si inizia col fare qualcosa. Ah, possiamo reclutare un altro forte, io lo recluterei. Sì, recluta, vediamo chi mi capita. Ragazzi, se mi capita la renna, cioè, faccio un altro episodio, punto. Se mi capita la renna. Se mi capita uno di merda, non lo so, dipende. Ah, vedete. Ok. Chi è sta merda? Super raro. Che culo. Livello 20. Rarità 3. Questa è l'abilità da capitano. Riduce i danni presi da Psy Character del 10%. Ok, ti ringrazio. Sei stato molto gentile. Non voglio comprarti gemme. Grazie. Andiamo a mettere questo nella crew. Sì, sei molto gentile. Mi metti questo. Minchia, di livello 20? Cioè, fortissimo. Fighissimo. Ok. Bene. Poi tavern. Che altro si poteva fare qui dentro? Refill stamina, expand char box, rainbow. Non mi dire, mi fa vedere il giochino di prima.
Ah no, mi sa che è lo shop. No, non voglio comprare niente. FP Recruit. Un try 200 punti. Recruit allies for free using friend point. Una ricerca 200 points. 7 ricerche in una riga 1400. Quanti friend point c'ho? Non me lo dice. Ragazzi, praticamente aggiungetemi. Cioè, qua aggiungendo gente si hanno i friend point. 7 in a row, proviamo. Cosa succede? Non ne ho idea. Vediamo. Cioè, non mi dire che mi fa reclutare altra gente così a muzzo? Può essere. 7. Porca miseria. Polipo! Super raro! Oh mio dio! Oh mio dio! Vabbè, sì, poi me li leggo. Poi. Chi è sto qua? Questo sarà un ciuccio normale. Infatti non mi dice niente. Questo è capitato, capito? Cioè. Ah no, però c'ha rarità 2. Poi. Ciao, e tu chi sei? Brutto ceffo. Questo non c'ha manco le abilità di capitano. Vediamo un po' questo. Un altro pirla. Ok. E poi? Questo sarebbe un altro super raro? Manco per il cazzo. Ok. Però sono tutti di livello 5. Interessante. Oh mio dio. Oh mio dio. Bellissimo questo. Bellissimo. E questo qui? Ma up my with acrobat. E chi è questo qua? Lol. Ah, non ho più TP point. PT point. Ok, ragazzi. Recruit allies for free. Allora, una ricerca 200 point. Ok, ragazzi, aggiungetemi per favore, perché così con gli amici possiamo, potrò farvi altri video, potrò andare a cercare altra gente. Io c'ho altra ciurma, però chi se ne frega, cominciamo la nostra avventura. Ok. Ah, no, questa è la mia ciurma, io mo dove devo andare? Ah, così si cambia. No, così si cambiano le isole. Ok. Io qua ci sono arrivato. Sì. Questo non posso fare niente, giusto? Questo ho già fatto tutto. Ok. Quindi devo andare all'isola di dopo. Ok, facile. Facile. Si va di qua. Ebbene sì, cioè questo gioco sembra veramente previously vivid stories will be recorded in the log. Ok, an island somewhere. Vabbè, ok. Chi è sto ciccione? Madonna mia, sta brutta ciccia. Che vuoi, mo? Sì, che vuoi. Ah, sto sfigato pure, sta. Piace la sta ceppa. Sì. 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 Vabbè, sì, ok. Va bene, sì. Andate a litigare dall'altra parte, grazie. Ok. Andiamo ad incontrare Alvida Pirates. Ok, andiamo. Che cos'è? Ah, dobbiamo scegliere un helper. Scusate, io scelgo quello di livello 14. Pillaging Pirates Throw. Questo qua. Questo che c'ha il CV 40, vabbè, sì, dai, seleziona. Ok, quello è l'helper, quello è il mio capitano, però c'è un capitano del merda. Ok. Ok, 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 okay. Ci siamo, stiamo per cominciare questa avventura insieme. Ancora, madonna, vai, schifo, basta. Andiamo a giocare, tanto. Dobbiamo massacrare sta gente per prendere, sì, le mappe del tesoro, i Bailey. I Bailey sono Bailey. Hello, this is a restaurant, le crap. Piacere. Ah, questo c'ha l'abilità doppia. Il giallo, no, però è forte sul viola, quindi non ce ne frega niente. Qual è il mio capitano? Questo. Quindi facciamo così. Bene. Ah, è già morto? Ok. No, si continua. Vai. 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 Morto. Per questi. E siamo arrivati al boss finale. Cioè, abbiamo una ciurma troppo potente, ragazzi. Qua sono tutti rossi, questi qua. Grit, no. Ok, vai. Vai. Vai.
Mamma mia! Cioè, sti qua non mi fanno niente, cioè li massacro! Diventerà il re dei pirati, lo sappiamo. Target even while you're lazy. You can change the enemy you are currently target even while one. Ah, ok, possiamo cambiare il bersaglio, vabbè. Ma avete visto, cioè, guardate in alto come mi sono chiamato. La mia ciurma, il Pirate Sharks. Vabbè, per dire. Ok. First clear. Allora, che cosa mi dai? Un pirla. Ok, grazie per il pirla. Non frega niente. Poi vediamo un altro pirla. Sì, un altro piratino così de merda. Grazie. E poi? E un altro piratino. Mi sa che questo già ce l'ho. Ok, va bene. Grazie. Non me faccio niente però. Title. Boss Encounter al Vita Pirates. Quest cleared. You cannot. Perché prima non li poteva aggiungere? Wait, you just have the auto to be your friend. You don't ask the player, you just have the auto to be your friend. When someone becomes your friend, you'll be able to benefit from their captain ability whenever they help out you. Keep in mind that abilities will work best with your crews as you choose which friends to invite. E mi sta dicendo di aggiungere quello come amico. Captain ability, friend, captain. Ah. E aggiungiamolo allora. Sì, ok. Mi fa. Try to make friends with lots of different people. Show you have to put together a variety of captain come. Send friend request. Proviamo. You got 5 FP. 5 friend point. Ah, ok. Invia. Va. Aggiungetemi comunque voi ragazzi, cioè tranquilli, non vi preoccupate. Penso che quei friend slot siano per i combattimenti, non per il resto. Vediamo un poco, vediamo un poco. Ancora, sì. Ti ho massacrato, infatti sei un poco scandalizzato, sì. Io ti massacro ancora. Ok, bravo, scappa, è arrivata la cicciona obesa. Ok, sì. Alvi Chip 3. Ok, andiamo, massacriamoli. Nessuno? No, perché nessuno? Vediamo chi possiamo prendere. Prendiamo questo, dai. Select. Thank you. Vieni con me. Yes, Captain can use the Capitana Verde. Ship belle. Ok, andiamo. Andiamo a massacrare, su. Emmo che vuoi da me? Ma mamma mia, ammazzato in quella foresta oscura, quella di Dante Alighieri. Tu che vuoi? Island? Sì, certo. Via. Veloce come il vento. Sì, ciao. Si comincia, Allora. Perché quello lì ha fatto la voce da frocio? Per massacrare. Allora, per il rosso ci vuole il blu. Allora, nessuno c'è blu. Vabbè, io vi massacro. Comunque. Via, perfect. Sei morto. Grit, sei morto. Fine. Dai, ciurma, andiamo. Quelli mi servono. Mi servono per far evolvere Rubber. Datemeli immediatamente. Sì, mi sa che me l'ha dato. Sto sbagliando. Ok, dai, dimmi che me l'hai dato. Madonna, se mi ha dato quel pinguino là brutto. Posso fare evolvere Rubber, non so quando, ma potrò. Ok, non c'ho nessuna abilità particolare, quindi li andiamo semplicemente a massacrare, normalmente come sappiamo. Ok. Cioè. Oh, è vivo questo ancora. Come ti permetti? Morto. Ah, mo sì. Non sai come usare la spada, grazie, c'hai i pugni, sei il cappello di paglia. Ok, vabbè, questo lo sapevamo già, grazie. Vediamo che personaggi mi ha dato. Vediamo un po'. Pirate, max stamina boosted 1.22. Ok, clear. Ok. No, che merda. No, eccolo. Ok, possiamo aggiungere un altro amico ancora. E inviamo pure a questo. Ok. Ragazzi, aggiungetemi tra gli amici. Cioè, drop per due.
Tiles, che cos'è? Ma forse rimando alla fine. Vediamo, vediamo un po'. Ma facciamo un'ultima sfida. C'è questo di livello 11 o c'è quello di livello 16? Io non ho ancora capito questo PLV che significa. Però va bene. Select. Ok. Ora vediamo un po' come fa a funzionare. Ancora nella foresta siamo, ma dai. Ma dai, ma fa cazzi. Via, cominciamo. Ok, I'm Strucker Luffy. Ma c'è una... questo è un blu dove schiattare col rosso. Te guarda, inizio con questo pirletto. Con un perfect di questi due tu sei morto. Papam! Ciao, per cacare. Grazie, grazie, dammi la cartina. C'è l'obeso. Allora senti, facciamo così. Facciamo fuori prima l'obeso, che è quello che ci fa meno male. Ok. 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 E tu sei morto. Ora ci dovrebbe essere il boss. No, non ancora. Vabbè, ti massacro. Via. Via. E via dalle palle. Anche voi. Ah, sei vivo. Ok, un'altra carta per... Ma sono sette! Allora, attenzione, questo è un verde. Un verde lo scattiamo col rosso, quindi facciamo combattere i due rubber. Ecco, vedete? È morto. Perché abbiamo utilizzato la sua debolezza. Ok, io ho il rosso e il giallo. Il giallo funziona sul viola, il rosso sul verde. Allora, cominciamo da questo, che lo massacriamo. Così sfruttiamo la debolezza. No! Ti ha dato il permesso di attaccarmi? Sto cornuto. Ma va a morire ammazzato. Te. Quello lì con la spadina che è inutile. Un'altra cartina, grazie. Oh mio Dio. Cos'è quel coso? Allora, c'ho il rosso e il giallo. Il giallo non posso usare su niente. Il rosso manco. Nessuno che c'ha la mossa speciale pronta? No. Vabbè, allora attacchiamo. Ok, attacchiamo normale. Dimmi che mi dai pure la carta di quella schifezzina lì che sembra molto figa. Così facile, possibile? Possibile? No, vabbè. Io voglio la carta. Che vuoi? Ma che vuoi sta cicciona qua? Ma vieni qua che ti massacro, vieni. Wanna rephrase that? She's the most. Vabbè, the most, sì, la più che cosa? La più brutta che tutti hanno mai visto. Ora ti massacra, guarda. Ora ti massacra. Non so se ve la ricordate la puntata che hanno fatto in TV. Dove c'era questa cicciona bruttissima che tutti odiavano. Però dall'altro lato avevano paura di lei, quindi. Allora, questo mi sa che c'ha. Perché c'hanno sta roba qua? No, allora, cominciamo con gli attaccargli normalmente. No, ho sbagliato uno. Ecco. E bababam. Ok. Ci abbiamo un blu. Ok, utilizziamo su di questa. È scappata. Benissimo. Gerard, ci sono quattro classi di combattenti: gli slasher, i fighters, gli striker e gli shooters. Vabbè, try to bring the crew out of characters with skills that complement. Ah, ok. Ci dice di costruire la nostra ciurma in base alle abilità dei combattenti. Che si completano e ci sta. First completion bonus. Grazie per averci dato una rainbow gem. Ok, mi ha dato sti pirli. Un altro amico posso aggiungere. Ma che sono sti titoli? Non ho ancora capito, ragazzi. E aggiungiamo
Aggiungiamo sto pirlo. Però guardate in alto a destra, raga. In alto a destra ci dice che abbiamo la stamina. Vabbè, sì. Che volete ancora? Mandatevene a quel paese. Ciao, brutti. Io vi ho massacrato. Mi dispiace per voi. Allora. For the One Piece. You need to enter. Ok. Yep. Sì. Toccare una super ciurma. Beh, mi dai qualcosa? Sì, Zoro, ce l'ho un ciurma. Certo. Sì, ce l'ho un ciurma, te l'ho detto. Sei pazzo? Sei malato? Cosa? Che vuoi? Vattene fuori dalle scatole. Grazie. Che vuol dire? Kobe divento mio alleato. Sì, ho preso un altro. Vabbè, però questo è imbecille. Sì, infatti è un pirla. Oh, brutto. Vabbè. Ok, ho sbloccato l'altra isola. Character is full. Sono oltre di due. The character. Vediamo. Power up con sti pirla qua. No, che è power up questo? Power up questo. Vai, allora mettici. Vediamo. Che ne so, cioè, mettici. Uno e due. Bellico, mi fa pure pagare. Power up. Mi sa che mi fa pagare. Sì, mi ha fatto pagare. Livello 3. Livello 4, livello 5, livello 6, e la matto. Quasi livello 7. Porca miseria. Comunque vi dicevo, in alto a destra vedete c'è la stamina. Mi sa che finita la stamina non possiamo più combattere. Comunque, per il momento io vi saluto qui. E ci vediamo nel prossimo episodio di questo magnifico gioco. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e condividere se volete continuare non solo questa serie ma anche questo gioco. Quindi chiedetemelo espressamente nei commenti e aggiungetemi tra gli amici per chi si è collegato solo ora. Vi ricordo, vedete, basta andare qui e aggiungere il mio ID. E in questo modo entrambi dovremo guadagnare punti pirata, col quale, come vi avete visto prima, ho sbloccato tanti personaggi nuovi. Quindi andate qui e inserite il mio numero 366, virgola, non è il mio numero di telefono, 344, virgola, 364, 36. Ah no, senza le virgole. 366, 344, 364. Eseguito, search. Vediamo chi trovo, dove trovo. Scusa, come raggiungo questo numero? Forse non posso aggiungere me stesso. Può anche essere, che non avrebbe senso. E se scriviamo. No, qua è un numero, ragazzi, dovete aggiungerlo qui dentro. E se voi mi comunicate i vostri, anzi, sotto il video scrivete i vostri numeri, così potremo aggiungerci a vicenda. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!